Ciao ragazzi, sono LupoLol e benvenuti in questo video patch rundown della patch 12.15. Siamo usciti dalla patch, dalla famosa patch di Azol, Shyvana, che poi sono stati nerfati. Poi ora si gioca Shiryu, Sifei, insomma, una patch di draghi. Vediamo un po' cosa ci propone la Riot per la penultima patch del set. Vi ricordo che questa è la penultima patch del set, appunto il set finisce tra un mese circa. E che dopo questa patch ci sarà l'ultima patch, di solito fanno una patch for fun. E quando ci sarà quella patch lì uscirà il nuovo set su PBE. Quindi tra 2 settimane nuovo set su PBE. Quindi se probabilmente questa sarà l'ultima patch tryhardata di questo set, no? Poi molta gente andrà ovviamente su PBE. Quindi come anticipato Mordog, questa patch non sarà grossa, perché con l'hotfix dell'ultima patch sono contenti di incassato il meta. Il meta è solo draghi. Vediamo un po' se riusciranno a portare qualcos'altro nel meta, perché in questo momento e i draghi sono ovviamente molto prevalenti, giustamente perché se è dei draghi, però insomma si potrebbe anche giocare altro, diciamo. Quindi vediamo un po' cosa vogliono fare. Ok, quindi non è una patch grossa, abbiamo detto. Qua vediamo delle trades. Ok, l'item dell'Art of Gold di Shimmerscale, quello che dà Ascension in pratica, quello che dà il buff dopo 15 secondi, dà un gold per ogni 2 unit anziché ogni 3 unit, quindi un buff buono, gli serviva. Poi Mogul da più HP, 8 HP, quindi 8 per 4 sono un po' di HP in più. Poi il Godmancer da più HP per gold, invece in Hyperroll questo. No, tutti i change in Hyperroll, ok, my bad. Tutti i change in Hyperroll. Poi Trainer, 3 buffato, doppio del danno. Anziché il doppio, farà 3 volte il danno, 200% in più. Quindi figo, però viene rifatto il danno base, di tanto soprattutto all'1. A tutti i livelli in realtà, comunque 15 all'1, 20 al 2, 20 al 3 e 25 al 4. Vediamo, Trainer 3 diciamo sarà sicuramente forte. Trainer 2 sarà nerfato giustamente perché Nom Si Fan ovviamente è una delle comp forti del meta. In generale Nom Si è staccato da early fortissimo. Poi vediamo un po' Champs, allora nerfata Senna, cioè nerfato la D e buffato il danno magico, che è quello single target mi sembra. Quindi ok, comunque un change più ci buffato, magari sarà un migliore Temolder AD o un migliore Napalm di Xayah. Kayn buffato, anche lui magari sarà un migliore Temolder, molto più AD, molto più HP. E Ezreal buffato di nuovo, buono perché non si giocava tantissimo Ezreal ultimamente, mentre all'inizio del set era uno dei più forti costi 1 sicuramente. Poi, allora, i costi 3. Costi 3 vediamo un buffa Lee Sin, buono, buffa Ezreal, buffa Lee Sin. Ok, quindi magari transition con Lee Sin, Ezreal molto più forte, buffa Xayah finalmente. Di 0,5 l'attack speed e 50 gli HP. Un buon buff, niente di che, ma un buon buff. E Shyvana viene nerfato, nel senso che meno mana, quindi ci metterà più tempo a ultare. Ed è un problemino questo, cioè un bel nerf. 2 autoattacchi in più, perché ricordiamo che i Raging prendono 15 mana d'autoattacco. Però la ulti, il Flame Breath, targetta i nemici raggruppati. Quindi non va a ultare magari il solo frontline con l'Iglo, che ti faceva perdere effetti con Shyvana. Quindi diciamo un change, un piccolo buff e un piccolo nerf per Shyvana. Poi gli item, ok, Eternal Winter nerfato giusto, il Grab nerfato ci sta. E il Gargoyle nerfato, quindi nerfati 3 item da tank, diciamo tra cui 2 item di Ornn. Poi Augment, buffa Eye of the Storm, buono, se ti capita Eye of the Storm ti un Lee Sin early, ci puoi anche andare ora visto che hanno anche buffato Lee Sin. Intercosmic Gift buffato finalmente ti dà sempre le orb. Ovvio che nelle orb non c'è sempre l'item, quindi ci può essere anche del gold aggiuntivo, però almeno averla sempre è più consistente sicuramente. Stand United nerfato, finalmente giusto. Cioè Stand United 2 ora è Stand United 1 e Stand United 3 ora è Stand United 2. Un nerf gigante. Non so quando lo vai a prendere, ma Stand United. All'1 sicuramente no. All'1 è dead, penso. Al 2 e al 3, vediamo. Però un nerf gigante Stand United, ragazzi. Davvero gigante. Poi nerfa Jade 6 no, non è l'attack speed questo, ma è la cura, vabbè. Nerfa Jade 6 la cura 4% anziché 5. Buono, nerf indiretto a Shiryu. Poi un buff a Karma, un buff a Dash 3, un nerf a Nami ci sta, un nerf a Corki, un buff a Talon 3, vabbè. Ci sta, quindi nerfatino Corki. Come vedete non ci sono ancora i draghi, però vabbè, devono ancora arrivare, immagino. Ok, qua c'è Aushin, un buff, 25 il danno all'1. Giusto? Un buff a Yasuo, diciamo che
E poi vabbè, quella roba lì di Pack non l'ho capita. Già shot immagino di ulti, quindi non gli interessa l'execute threshold. Sì, va bene. Uno di questi 5 cost, basta. Item e Augment. Clattermind, te la danno solo da uno, giusto? Poi late game specialist ti dà subito il gold, vabbè. Quality of life. E Reckless Spending non te lo dà 2-1, te lo dà magari quando stai già andando appunto Shimmer Scale, diciamo. E non ci sono i draghi. Qua Mordog. Ma cosa fai? Ma nerfi sti draghi, ci hanno rotto i coglioni. Basta. E vabbè, e niente ragazzi, giocheremo un'altra patch con solo i draghi. Perfetto, magari si giocherà un pochino Xayah, chi lo sa, però si giocheranno quasi solo i draghi. Vabbè, leggiamo un po' di bug, fixes. Sona, ok, va bene, un bug con lo Zephyr, me lo ricordo. Trash, ok, Nunu, ok. Verdant, vero, okay. Non hanno nerfato il bug di Deja e la Edge of Night, però vabbè, finito qua. Va bene ragazzi, allora, previsioni sul meta, stesso meta. Magari qualche comp esotica con Ashe 3 carry potrebbe uscire. Qualche comp esotica con Ezreal potrebbe ritornare. Qualche comp esotica con Lee Sin potrebbe uscire. Ma di base il meta sarà sempre quello, sempre draghi. Quindi comunque Corki è ancora giocabile probabilmente, con Idas davanti o Sifan. Sifan è ancora giocabile con Nomsi dietro. Tra l'altro con l'opzione di mettere 3 trainer a sto giro, un po' nerfato però comunque a 2. Shiryu è ancora giocabile, nerfa Jade, ok, però niente di che. Shyvana è ancora giocabile. E Deja ancora giocabile. Ragazzi, piccola patch, piccola patch, quindi sarà simile all'altra. Vabbè, ci sta come patch. Comunque un po' di comp ci sono in meta, però sono solo draghi. Quindi io avrei buffato magari un po' di più Xayah, magari avrei buffato di nuovo un po' di più Varus, Olaf, non so, per mettere un po' di diversità, che andare a cercare draghi sempre sempre sempre. Ci sta, perché sono i più forti, però vabbè. Comunque dice così la Riot. Ovviamente il focus loro è sul nuovo set, raga, ma l'hanno anche detto. Quindi ormai questo set è un pochino andato, diciamo, ha fatto il suo corso. Speriamo che col nuovo set tolgano delle unit problematiche, mettano delle unit nuove fighe. Secondo me toglieranno Astral, per dirvi, magari anche Sifan, che sono unit problematiche appunto. E vabbè, ricordo ancora due settimane al nuovo set su PBE, che comunque questa è la penultima patch del set. E niente ragazzi, buona fortuna, noi ci vediamo tutti i giorni su Twitch, vi ricordo alle 2, trovate il link del canale in descrizione e bella boys!